Buongiorno seconda H. Prima di passare alla nostra terza video lezione di analisi del periodo, quest'oggi parleremo della subordinata concessiva, un veloce avviso da ascoltare molto bene. Chiedo a tutti la cortesia di leggere con la massima attenzione il nuovo avviso importante, la nuova comunicazione importante che vi ho scritto all'inizio dello spazio della mia materia sul Moodle della scuola. Come sapete, Moodle è il nostro canale ufficiale di comunicazione in questo periodo particolare. Ricordo a tutti ogni giorno di consultarlo almeno una volta per ogni materia. In questo avviso vi chiedo di effettuare una cosa che è stata richiesta di fare alcune circolari fa, per così dire, in una circolare uscita sul registro elettronico a metà della settimana scorsa. È molto molto semplice. Vi si chiede soltanto di iscrivervi, le istruzioni come vedrete sono semplicissime, ci va un minuto per fare tutto, di iscrivervi a una nuova piattaforma della scuola che, attenzione bene, non è che sostituisca Moodle, Moodle rimane normalmente in funzione. La affianca come elemento di aiuto in più una nuova piattaforma che si chiama Google Suite. È un servizio scolastico offerto per l'appunto da Google, dal noto motore di ricerca. La scuola si è attivata ed è riuscita a farlo partire. Siccome molto probabilmente nel corso poi delle prossime settimane più di un insegnante in ogni classe lo utilizzerà, chiediamo a tutti di iscriversi quanto prima, appena leggete l'avviso o sentite questa mia comunicazione. Quindi mi raccomando, leggete la circolare, tutto è spiegato nei minimi dettagli e fate l'iscrizione. Io stesso, a partire da questa settimana, in forma ancora un po' sperimentale, sicuramente nel corso delle prossime settimane, utilizzerò uno dei tanti strumenti offerto da Google Suite, che è una sorta di chat. Attenzione, andrà a sostituire, quindi a sostituire, non ad affiancare in questo caso, andrà a sostituire il servizio che vi offrivo su Skype, quello della consulenza a distanza, nel caso ci siano dei problemi. Quindi mi raccomando, già anche soltanto per me, iscrivetevi a Google Suite. Nel mio caso utilizzeremo un'applicazione, vedrete che sono tante, si chiama Hangout Meet. Consente sia di chattare, come si fa in ogni chat, sia di effettuare delle video lezioni a distanza in tempo reale o delle videoconferenze in sostanza. Io continuerò, questo è importante, continuerò a produrre le mie video lezioni registrate, visto che anche notato un buon riscontro da parte vostra, continuerò col metodo che ho usato sinora. In più, un'ora alla settimana, la trovate indicata nel mio avviso, mi metterò a disposizione online e una delle nostre normali ore settimanali di lezione, quindi non rubo tempo a nessuno e sarò a disposizione per qualunque cosa, magari per, non so, correggere un attimo insieme qualche esercizio che non vi è venuto, rispondere a vostre domande, rispiegare in breve qualche argomento che magari non è stato tanto chiaro nelle video lezioni, eccetera, eccetera. Quindi vi esorto fin da ora, uno, a iscrivervi a Google Suite, servirà a tutti, due, nel mio caso specifico, a guardare come funziona il programmino contenuto al suo interno che si chiama Hangout Meet. Mi raccomando. Dedichiamo adesso qualche minuto, dicevo prima, alla terza video lezione di grammatica, di analisi del periodo. Studiamo quest'oggi una nuova subordinata, la subordinata concessiva. Poi ci fermeremo magari per qualche giorno e vi darò tramite Moodle una piccola esercitazione a distanza da fare e da consegnare. Così dalla teoria cominciamo a passare anche alla pratica nel caso della mia materia. La spiegazione di oggi sarà abbastanza veloce. La subordinata concessiva è una subordinata importante, abbastanza frequente, non semplicissima, ma neanche particolarmente complessa. Quindi seguiamo con attenzione questi pochi minuti di spiegazione. Come sempre, partiamo da una proposta di definizione. Individuiamo che cos'è questa subordinata. Vi leggo la definizione che vi propongo. La subordinata concessiva serve a esprimere un fatto nonostante il quale accade ciò che dice la reggente. Come dire, nonostante il fatto che sia successo questo, io nella reggente faccio esattamente l'opposto.
Guardate con attenzione l'esempio. Anche se piove, esco lo stesso. È come se le due metà del periodo, anche se piove, esco lo stesso, fossero per così dire in contraddizione. Normalmente, se piove, uno sta chiuso in casa. Invece no, anche se piove, faccio il contrario, esco lo stesso. Rileggete la definizione. La subordinata concessiva serve a raccontarci un fatto, anche se piove, nonostante il quale capita quello che succede nella principale, o comunque nella reggente. Esco lo stesso. È come se ci stesse raccontando una causa, piove, nonostante la quale io mi comporterò esattamente all'opposto. Esco ugualmente. È abbastanza chiaro, ragazzi? Penso di sì dopo questo chiarimento. Secondo passaggio, dobbiamo saperla riconoscere. Abbiamo capito che cos'è, dobbiamo vederla in mezzo a tutte le altre subordinate. Come sempre, distinguiamo le due possibilità. Qualche volta compare in forma esplicita, qualche volta compare in forma implicita. Vediamo questa distinzione. La subordinata concessiva spesso si presenta in forma esplicita. Può essere introdotta, come vedete, da diverse congiunzioni subordinanti. Le vediamo. Può essere introdotta, ad esempio, da anche se, come nell'esempio sopra. Anche se piove, esco lo stesso. In questo caso, il verbo andrà all'indicativo. Anche se piove. Un normalissimo e facile indicativo. In tutti gli altri casi, sebbene piova, benché piova, malgrado il fatto che piova, nonostante il fatto che piova, vedete che il verbo è piova, non è più piove, ci vuole il congiuntivo. Quindi massima attenzione, mi raccomando, anche quando scrivete, ad esempio nei temi, se utilizzate anche se va benissimo un facile indicativo, anche se piove, se utilizzate tutte le altre, sebbene, benché, malgrado, nonostante, ci vuole il verbo al congiuntivo, occhio all'errore in questo caso. Qualche volta invece la subordinata concessiva presenta, come anche altre subordinate, forma implicita. Vediamo come. Può essere introdotta da pur più un verbo al gerundio, cioè pur avendo fame, non ho mangiato quasi nulla. Può essere introdotta, ma è molto più raro, da benché o dallo stesso pur, più il verbo al participio passato. Non so, benché distratto, ha comunque capito quasi tutto. Benché distratto. Oppure, pur senza più infinito. Pur senza avere seguito molto, ha capito comunque quasi tutto. Ma vedete che sono casi molto più rari. Io di queste tre memorizzerei soprattutto la prima, pur più il verbo a gerundio. Vi leggo un paio di esempi aggiuntivi. Uno è esplicito, uno implicito. Eccoli qui sotto. Sebbene avesse, vedete che c'è il congiuntivo, freddo, è uscito solo in t-shirt, solo in maniche corte. Si può anche dire la stessa identica cosa in modo implicito. Pur avendo freddo, vedete, pur più gerundio, è uscito lo stesso, solo con la t-shirt. Ci siamo ragazzi, come vedete questa volta le informazioni da memorizzare non sono particolarmente numerose. È una subordinata che serve a esprimere un fatto nonostante il quale capita poi esattamente l'opposto nella reggente, spesso a forma esplicita, qualche volta a forma implicita e qui avete qualche esempio svolto. Vi chiedo da ultimo di studiare sul vostro libro, pagina 221, e di svolgere l'esercizio numero 31 che si trova alla pagina seguente, a pagina 222. Come sempre voglio darvi un aiuto introducendovi lo svolgimento dell'esercizio. Siamo a pagina 222, l'esercizio assegnato il numero 31, vi svolgo già io due o tre frasi a titolo di modello e di esempio. Esercizio dice così, esercizio 31, pagina 222, sottolinea le subordinate concessive, eccole qui, e indica anche, come dobbiamo sempre fare, se sono esplicite oppure implicite. E aggiunge, attenzione,
Non è detto che tutti i periodi ne contengano una, quindi ci sarà anche qualche frase in cui non c'è proprio nessuna concessiva, quindi nessun problema. Ve ne faccio un paio io. Vi propongo ad esempio la frase numero 1, che dice così: sebbene io sia al mare, devo lavorare ugualmente. La analizziamo. Io devo lavorare ugualmente, frase principale. La subordinata dice: sebbene io sia al mare. Poteva anche dire: nonostante il fatto che io sia al mare, pur essendo al mare. Ecco qui la concessiva. La concessiva direi che sia esplicita. Sebbene io, cioè il soggetto, quindi esplicita, sia, eccolo qua, verbo al congiuntivo, leggete qui, sebbene più congiuntivo, è giusto quello che ci siamo detti prima. Vediamone magari un'altra, potremmo svolgere assieme, facciamo così, la frase numero 5, che dice: Tommaso, pur concordando con me, non ha intenzione di appoggiare il mio progetto lavorativo. Vi faccio l'analisi. Tommaso non ha intenzione di appoggiare il mio progetto lavorativo principale, pur concordando con me. Questa volta ne abbiamo trovato una implicita. Eccola qua. Pur più il verbo al gerundio. Pur concordando. Avrebbe potuto dire anche se concordava, benché concordasse, sebbene concordasse. Questa volta ha voluto fare una subordinata concessiva implicita, il verbo vedete che è gerundio, pur concordando. Riprendo un attimo l'esempio di prima, quello della frase numero 1, per aggiungere un'ultima cosa. L'esempio 1 diceva: sebbene io sia al mare, devo lavorare ugualmente. All'inizio vi ho proposto anche una seconda definizione, se ricordate, oltre a quella che vedete scritta qui sopra, è come se la frase concessiva ci esprimesse una causa che ha delle conseguenze capovolte, impreviste. Lo capiamo leggendo l'esempio. Sebbene io sia al mare, di solito quando uno se ne va al mare è perché vuole stare tranquillo, non si mette di sicuro a lavorare, e invece no, nella frase reggente si racconta che capita l'opposto. Devo lavorare ugualmente, devo lavorare lo stesso. Quindi potete ricordarvi a titolo di definizione due possibili definizioni. Quella che vi ho indicato qui, la subordinata concessiva, esprime un fatto nonostante il quale avviene quello della reggente, o anche una seconda definizione. La subordinata concessiva racconta una causa che ha delle conseguenze capovolte, impreviste rispetto a quello che potevamo attenderci. Ci siamo, ragazzi? Quindi, ricapitolando, pagine 221-222, da studiare la prima, l'esercizio numero 31 nella seconda. Mi raccomando, leggete bene l'avviso che ho segnato sul Moodle della scuola all'inizio della parte della mia materia e iscrivetevi davvero quanto prima, fatemi questa cortesia, sul Google Suite e occhio al suo interno, al programmino, all'applicazione che si chiama Hangout Meet. Ci servirà per vederci anche in tempo reale e non solo in differita come abbiamo fatto sinora. Grazie mille per la collaborazione, un abbraccio a voi e alle vostre famiglie.